Allora, classica prima domanda, chi è Mariella Mengozzi e come sei arrivata qui? Allora, io sono una romagnola, Grande! sono di Castrocaro Terme, come dicono da noi, quindi provincia di Forlì, sono laureata in giurisprudenza, poi ho fatto, scusate, un master in gestione aziendale a Bologna e ho conosciuto il mio marito che è modenese. Sono venuta a lavorare a Torino già nel 1989, quindi il mio primo lavoro fu a Torino, è la seconda volta che vivo qui. Allora il mio primo lavoro fu nella moda, nel gruppo GFT. Poi dalla moda sono passata alla Walt Disney Company e sono stata in Disney per 8 anni, mi sono occupata di licenze, retail marketing, eccetera. E da lì poi ho avuto la fortuna di avere l'occasione di entrare in Ferrari nella stessa, c'ero stata fortunata prima in entrambe le occasioni, ma l'ennesimo colpo di fortuna è entrare in Ferrari sempre nell'area diciamo, merchandising, licensing, retail, quell'area che si chiamava brand development allora. Quindi nel 2001 sono entrata in Ferrari, diciamo, è stata una fortuna anche perché era nata mia figlia nel 99 e vivevamo a Modena, quindi insomma era finalmente il primo lavoro che avevo a casa perché la Disney era a Milano, cioè. Quindi sono stata in Ferrari per 12 anni, dal 2001, inizio 2001 alla fine del 2012, con diversi incarichi, tra cui l'ultimo era stato proprio al Museo Ferrari come direttore, dal 2009 al 2012. Quindi da lì poi sono uscita, mi sono occupata, ho seguito il 50° anniversario Lamborghini, il Senna Tribute del 2014, e poi sono partita subito dopo l'evento di Senna a Imola e sono andata come amministratore delegato in una piccola azienda olandese, una startup olandese licenziataria del marchio Aston Martin per i motoscafi. Nel 2016 presentammo questa bellissima barca che si chiama AM37, cioè Aston Martin 37 piedi, meravigliosa, disegnata interamente dal team di Aston Martin per quanto riguarda, diciamo, quello che si chiama above the waterline, perché sotto naturalmente la parte nautica è passata dal nostro architetto ingegnere navale. Abbiamo fatto il cantiere lì a Southampton, abbiamo presentato la barca a Monte Carlo nel 2016 e poi nel 2018 17 partecipai al concorso, il bando era stato fatto un bando pubblico per la posizione di direttore del Museo Nazionale e l'ho vinto e sono qua dal 1° maggio del 2018, quindi ho già esaurito i primi 3 anni e adesso ho un ulteriore, insomma pare, insomma adesso presto dovrebbero confermare comunque l'estensione, la proroga che era già prevista per altri 2 anni, insomma vediamo, il contratto va avanti. Anzi, non poniamo limiti alla provvidenza, purtroppo sono questi ultimi mesi, sono stati un po' così difficili, non è stato possibile fare il lavoro che avevamo avviato. Ecco, comunque, siamo qua. Beh, cavolo, una lunga carriera, bella, anche interessante, Lunga, lunga, complimenti. sì, lunga, lunga, sì. Ho tanti Esatto. anni di lavoro, sì. E No, devo allora. dire, belle esperienze. Ma allora la Disney è stata sì, un'esperienza bellissima, cioè io se non fosse che poi appunto era nata mia figlia nel 99, quindi era a Modena, insomma lavorare a Milano era complicato, ma cioè è un'azienda straordinaria, è un'azienda in cui io ho imparato veramente tante cose, perché io venivo dalla moda qui a Torino. Quindi Armani, Valentino, Ungaro, eccetera, sai. Era un mondo dorato, eccetera. E quando mi ha proposto di andare alla Disney, lì per lì ho detto: ma sì, vabbè, cioè, immaginavo proprio, sai, il pigiamino da bambino per il mercato, la bancarella, non, cioè, mi sembrava una cosa molto mass market. Non avevo una percezione del brand, sai, a 30 anni la Disney oramai, cioè, non sai più, non avevo più seguito i film, non avevo più, cioè, non l'avevo più seguito. E quindi invece avevo capito che probabilmente però sarebbe stata una bella scuola per il licensing, che nell'abbigliamento era comunque un modello di business, come dire, molto applicato. Infatti, Jeff qui era licenziatario, per cui ho detto: vabbè, imparo un mestiere e vado. Allora, dopo
3 settimane che ero lì, era febbraio, mi portarono al parco, alla Disney. Allora si chiamava Disneyland Paris, non mi ricordo, che aveva aperto l'anno prima, nel 92, io parlo del 93, la Disney aveva aperto Euro nel Disney. 92, Euro Disney, bravo, e io non c'ero andata ancora, ovviamente, non me ne fregava niente, quando aprì, quindi non c'ero ancora andata. Mi portarono 3 settimane dopo, che avevo cominciato a lavorare alla Disney, vado, ci portano a Parigi perché ti fanno fare l'esperienza Disney, si chiama Character Dressing, ok? Allora, ci mettono in un capannone, eravamo una ventina, 25 persone, un po' da varie filiali, e ci assegnano un personaggio. E io ero a Bianconiglio, Ah, sì. di Alice nel Alice nel Paese Paese delle delle Meraviglie. Meraviglie. Okay? Chiaramente ti danno dei personaggi secondari, perché non è che ti fanno fare Topolino, te che non sai neanche. Quindi una giornata a imparare, metti il costume, devi imparare a muoverti, a capire le proporzioni, perché devi poi firmare l'autografo, hai il guantone, devi imparare la firma, io devo firmare White Rabbit con l'orologio in fondo, quindi devi tenere la penna con questo guantone, poi devi camminare, io in teoria dovevo saltellare, quindi un po' correre agitando l'orologio che avevo addosso, hai gli occhi qua su in alto perché hai il testone, sei molto grande. E devi imparare a capire dove sono gli occhi, perché se ti senti male dentro al costume ti devi coprire gli occhi e ti vengono a prendere, c'è sempre qualcuno che ti guarda dietro le quinte, perché sai lì dentro. Quindi c'è tutta una preparazione, ma soprattutto ti danno tutte queste descrizioni sul personaggio, non puoi parlare perché non puoi dare la tua voce a un personaggio. Cioè io lì ho capito che c'era tutto questo che veniva chiamato brand management, che mi era del tutto sconosciuto, e invece lì cominciavo a capire che anche nelle più piccole cose ti stavano molto attenti, no? A vedere che tu non turbassi la magia del personaggio. Fatto sta che dopo questa giornata, la mattina dopo, tutti pronti, via. Pronti, vestiti, mi accompagnano dentro ed era una mattina, cioè era un freddo da morire, quella pioggerella, sai che proprio a Parigi così c'erano stati 4 gradi. Mi portano dentro, da dietro una quinta e mi mollano lì e io mi trovo vestito da Bianconiglio in questo posto che non avevo mai visto prima. Che ho capito essere poi questa Main Street del parco, dove non c'era nessuno. E allora ho detto: cosa faccio? È inutile che salto, mi muovo, cioè qua chi c'è stamattina alle 11 della mattina di un mercoledì. Quindi sono rimasta un attimo interdetta, ho detto: ma cosa faccio qua? Non ho fatto in tempo a capire. Sono arrivati bambini che sbucavano dai negozi, dalle cose, che tiravano i genitori, così. Mi sono venuti tutti addosso a fare le foto, grandi, piccoli, le cose. Guarda, ho le foto ancora io, perché poi loro veramente te le fanno. No, io, guarda, è stata un'emozione. Stefano, non puoi capire, cioè io credo professionalmente l'emozione più grande della mia vita, cioè una cosa Bellissimo. così io non me la sarei mai immaginata, cioè un personaggio secondario di un film che era vecchissimo, secondo me, perché non li avevano ancora rieditati, non c'era ancora stata tutta la cosa. Cioè tu vedi proprio come ti guardano i bambini, dici oh mamma mia, attenzione, questa qua è una roba grossa, ho detto qui no, facciamo le cose per bene. E difatti poi dico, ho imparato moltissimo, soprattutto dai colleghi stranieri, dall'estero, così è stata un'esperienza meravigliosa e insomma, sono divertita tanto in Disney. E lì impari anche che questi grandi brand come Ferrari, come insomma Lamborghini, hanno tanta tanta sostanza dietro, cioè non è marketing, non è la pubblicità, non è la comunicazione, è proprio che dietro ci sono delle idee, ci sono degli studi, ci sono delle innovazioni, ci sono delle cose forti, forti, importanti. E Chiaro. quindi, insomma, secondo me è stata veramente un'esperienza molto, molto bella. Disney è bellissima. Poi sai, Bellissimo, un'azienda bellissimo. multinazionale, americana, vabbè, insomma, un'altra cosa, arrivi in Ferrari, ovviamente. No, Ferrari, altra cosa meravigliosa, però un altro mondo.